inizio sbucciando 3.000. Divido prima in due parti e poi in quattro parti. Rimuovo il torsolo e taglio a fettine sottili. Condisco con il succo di mezzo limone e un cucchiaio raso di zucchero, mescolo e lascio fino al momento dell'utilizzo. Srotolo un rotolo di pasta sfoglia del formato rotondo. Lascio la parte centrale libera, taglio i due lati a striscioline spesse circa 2 cm, lascio un po' di margine sopra. Spalmo sulla parte centrale un po' di marmellata. E falcisco con le fettine di mele. Realizzo due strati. Ho messo al centro un altro pochino di marmellata e copro con le fettine di mele restanti. Parto dall'alto ed inizio a piegare la sfoglia sopra il ripieno ed intreccio, portando una striscia alla volta sopra le mele, alternando una da un lato e una dall'altro lato opposto. Spennello tutta la superficie con un tuorlo e un goccino di latte. Trasferisco la teglia in forno già caldo e statico e lascio cuocere a 190 gradi per circa 25 minuti. Trascorso il tempo di cottura, ho lasciato intiepidire la treccia, l'ho trasferita sul piatto da portata, completo il tutto con una spolverata di zucchero a velo. La treccia a mele e marmellata è un dolce facile e veloce da preparare, un dolce profumatissimo, dal cuore cremoso e buonissimo, si prepara in solo 5 minuti.